Oggi a terza pagina un Van Gogh che più crossmediale non si può. È l'idea di Marco Goldin, lo storico dell'arte e scrittore che al genio olandese ha dedicato 6 mostre negli ultimi 20 anni, coinvolgendo più di 2 milioni di visitatori. Il progetto, intitolato Gli ultimi giorni di Van Gogh, il diario ritrovato, non prevede però esposizioni, ma un romanzo, redatto come un diario, e uno spettacolo teatrale, di cui Goldin cura anche la regia. Attorno a queste 2 opere di stampo tradizionale, ecco la novità di un canale podcast e un nuovo film documentario sulla storia di Van Gogh e sui luoghi in cui ha vissuto e lavorato, dall'Olanda alla Francia. Il tutto prenderà avvio a settembre con la pubblicazione del testo in cui sono raccontate le ultime settimane di vita del grande pittore. Ed ecco come Goldin lo scorso anno presentava l'ultima delle 6 mostre allestite nell'occasione a Padova. Dal momento in cui comincia a disegnare nelle miniere di carbone del Borinage, poi agli ulteriori anni in Olanda, dove sperimenta un tipo di arte legata al naturalismo, alla descrizione della natura, e poi il contatto con gli impressionisti e con i neoimpressionisti a Parigi. E infine la scoperta del colore, un colore nuovissimo sotto questi meravigliosi cieli azzurri nel sud della Francia, in Provenza. E proseguiamo in musica con il duo onirico sonoro e il loro viaggio per sconfiggere la monotonia della quotidianità attraverso il supporto e la suggestione dell'elettronica. In questo nuovo brano c'è una connotazione un po' diversa rispetto ai brani precedenti, in cui appunto adesso c'è l'introduzione del violoncello e quindi sicuramente anche una riscoperta di un vecchio amore che è appunto quello della musica da camera, del duo, quindi pianoforte e violoncello, integrato sicuramente con il mio percorso, diciamo, di ricerca che da sempre appunto mi accompagna il DOS come progetto, e quindi con la presenza dell'elettronica e anche appunto di una sonorità vocale che contraddistingue quindi il progetto da sempre. Però sicuramente ecco l'inizio di questo brano, dove c'è l'introduzione appunto di questo loop di voci, sicuramente sottolinea la quotidianità, no? Il fatto che uno a volte si sente imbrigliato, imprigionato nei gesti quotidiani, quelle azioni che qualche volta appunto possono sembrare un po' degli automatismi in cui appunto uno si ritrova. E in questo brano appunto a un certo punto si prende un po' lo slancio con il pianoforte e violoncello in questo valzer quasi sospeso, quasi a indicare che c'è appunto un'altra via, no? Che potrebbe essere appunto quella dell'immaginazione e quella della fantasia.